velocissima, sì. E nel 96, più o meno 96-97, fu scoperto sulla via Appia un deposito dell'ufficio affari riservati, che per lunghi anni era stato gestito da questore Federico D'Amato, personaggio che ha sempre un po' avuto le mani in pasta su tutto quello che non era regolare in Italia. Questo archivio era tutto di faldoni che riguardavano la vicenda di Piazza Fontana. Quando sono stati scoperti, l'allora ministro degli interni, che poi da lì a qualche anno diventerà presidente della Repubblica, no, non era Cossiga, Napolitano, pone il veto alla consultazione di questi documenti. E chi, i membri della commissione Strati parlamentare potevano consultare, come riportato dallo storico Giannulli, i documenti in presenza di uno dei carabinieri assegnati alla commissione Strati e non prendere appunti. Ora dico, se vogliamo arrivare a questa conciliazione, no? Giustamente lui faceva il paragone con Mandela, sarebbe forse dopo 50 anni arrivato il momento di desecretare tutta una serie di documenti. In parte è stato fatto. In parte era fatto, però. Ha fatto Renzi. In parte. Ma ci sono, se sparire. Se passi un po' la lettura degli storici, io cito Giannulli e altri, buona parte dei documenti non sono stati desecretati. Poi l'ultima cosa, aveva ragione il dottor D'Ambrosio quando cita Nardi, perché uno dei neofascisti coinvolti nella strage di Piazza Fontana, Ruggero Pan, della cellula veneta di Ventura. Ruggero Pan, che faceva parte di questa cellula, quando è stato militare di complemento ad Ascoli, si andava ad esercitare al tiro nel poligono nella villa della famiglia Nardi. Quindi anche se per un piccolo peletto, no, io vi do la parola per una loro considerazione finale, che Antonio, poi mi chiederò prima di fare no, volevo solo aggiungere questo, forse non è sufficiente dire che era il Partito Comunista che faceva paura, per quanto questo risponda alla verità storica e politica, ma il fatto che gli operai non chiedevano solo, cioè, soltanto diritti, dignità, salari, ma si imposero come, si posero il problema del potere, si posero come classe alternativa a quella dominante. Questo è con una proiezione politica che poteva essere il Partito Comunista, con una CGL che diventava il sindacato di riferimento di fatto delle fabbriche, dei consigli di fabbrica. Questo è quello che dice Stefano, mi pare che evochi più che altro anche i fatti di Genova. Non è caso, dici con quel tipo di relazione diversa, con strumenti e modalità diverse, ma perché si strinse una sorta di patto, un nuovo blocco sociale e politico, che andava dagli anarchici, ai centri sociali, ai cattolici e alla rete Lilliput, no? Il sindacato, la Fiona, lì successe qualcosa che meritava una repressione di quella portata, di quella portata. Vabbè, lei ha detto una cosa che tra l'altro nel libro dice Vanessa Roghi, che è la storia, e io credo che abbia ragione, che dice più che di memoria c'è bisogno di ricerca storica, ed è assolutamente vero. Però io penso anche che chi fa politica e chi vuole cambiare la situazione, se ha la ragione, che in questo caso la ricerca storica non assomma la memoria e quindi la passione, non riesce ad accendere come dire la potenza dell'atto. Quindi secondo me dobbiamo tenere insieme tutte e due le cose. Sulla controinformazione è assolutamente vero che il clima dopo comincia a cambiare con i funerali delle vittime e
ancora di più cambia con il funerale di Binelli, però è vero che è una situazione molto molto pesante nella quale tanti credevano alla versione alla versione ufficiale. Devo dire che lì funzionò in maniera incredibile la controinformazione del movimento, dico movimento studentesco, ma era molto più articolato perché già esistevano formazioni politiche strutturate, ma della grande informazione borghese, perché non scordiamoci, tu parlavi del giorno, Staiano e Camilla Cederna, cioè sono dei nomi fondamentali su giornali della grande borghesia, Corriere della Sera, Giorno, eccetera. Lì veramente si è saldata la controinformazione di base, quella militante fatta dall'organizzazione della sinistra extraparlamentare e dal movimento operaio, con i grandi giornalisti. Ricordiamoci che Camilla Cederna, per aver scritto un paio di libri, è stata considerata alla fine additata come mandante morale dell'assassinio del commissario Calabresi, che è un'enormità, è una cosa assolutamente assurda. Quindi non credo, quello che secondo me è un momento importante, il fatto che ci sia stata, questa reazione. La terza cosa che non mi viene in mente in questo momento, quindi evidentemente non era così importante. Ti verrà in mente mentre torni a casa, stai tranquillo. No, scusate, però dopo io vi lascio perché il treno. Sì, l'ultimo intervento. Morto D'Amato, il giudice D'Amato, non mi ricordo, hanno trovato 150.000 fascicoli sulla via Appia che dovevano essere al Ministero degli Interni. 150.000 fascicoli. Quindi dico questo per dire un'altra cosa. Noi abbiamo davvero bisogno, credo, di costruire la storia del Novecento, guardate, perché il rischio vero è che questa storia sparisca. Non so se con la memoria o come, in quale modo. L'altro pezzo, io sono ottimista di natura, però quando leggo i giornali di oggi e si scoprono che ci sono organizzazioni che vengono, passate le stesse parole, scoperte, perché c'è l'elezione di Miss Hitler, perché si scoprono documenti, eccetera. Io in questo momento rivendico il bisogno di organizzarsi per rispondere a quello che sta succedendo in questo paese, perché sono convinto che qualcosa sta succedendo in questo paese. Non so se succede perché ci sono gli anniversari, ma un clima di destra che c'è all'interno, non so se chiamarla di destra, ma in questo paese c'è un clima di reazionario, almeno io lo percepisco, non so se sono diversamente giovane, quindi sto invecchiando, ma io sono estremamente preoccupato di questa cosa, quindi anche attraverso questi documenti, questi libri, eccetera, bisogna recuperare la memoria, la storia, come vogliamo, individualmente, in maniera individuale o collettiva, però bisogna fare qualcosa per questo paese, perché il rischio c'è e dal mio punto di vista è un rischio anche pesante. No, mi è venuto in mente che il discorso dell'amnistia è un discorso che per me è anche complicato, perché non sono mai stato del Partito Comunista, sono sempre stato delle formazioni extraparlamentari, Democrazia Proletaria. Però devo dire, il giudizio sulla resistenza della vita sull'amnistia Togliatti è un giudizio che secondo me va dato in maniera molto, io penso così ovviamente, in maniera molto prudente, perché credo che proprio per la situazione delineata, Yalta, la separazione, nessuno poteva sopportare un'altra Jugoslavia, già il titolo aveva sconvolto gli equilibri. Probabilmente Togliatti era in una fase nella quale doveva decidere se continuare la guerra civile e subire un intervento americano, perché credo fosse quella la situazione. Quindi, l'esperienza della Grecia. Cioè. L'esperienza sì, ma anche precedentemente. E teniamo conto che dall'altra parte, perché qui è vero che la NATO è intervenuta pesantemente, la NATO, i servizi segreti in una realtà, però dalla parte del patto di Varsavia non è che scherzasse, Mosca ha mandato i carri armati contro gli operai a Budapest e contro il partito comunista di Dubček solo perché poneva delle riforme.
Quindi la situazione era talmente era Togliatti, tutto si può dire tranne che non conoscesse la situazione della Moscovite, eccetera, probabilmente è stata una scelta obbligata. C'è uno storico inglese che ha scritto dopo guerra, Enzo Dalla Terza, che dice che Stalin non era interessato all'Italia, era più interessato alla Jugoslavia, perché se saltava la Jugoslavia sarebbe stato tutto l'est europeo. Come succedeva negli americani che erano interessati all'Italia. Ma allora, riaprire potrebbe servire, però dobbiamo... Scusami, ricordo che il libro è nel tavolino dietro la prima delle uscite insieme al libro che ci sono due libri, il primo libro è quello loro di cui ha dato assolutamente non sono attimato ringraziamento perché è un modo diverso di raccontare quei fatti. Io ho letto con attenzione anche per la mia amicizia personale quello di Benedetto Baggi, che è un poderoso e ponderoso libro assolutamente attendibile come ma devo dire che infatti vi ero riuscito a leggere questo così è. Invece no, è un modo diverso di vedere la stessa cosa, come dicevo lui. Ma comunque non. C'è anche un altro libro, dicevo. E poi c'è l'altro libro, sì, non mi scordavo. che è quello che sono gli atti di 9 incontri che abbiamo fatto l'anno scorso sul ciclo di incontri sulla Costituzione, sulle parti della Costituzione non attuate o attuate male. Poi su un profilo particolare, cioè cattolici e la Costituzione, che è edito dal Consiglio regionale, quindi è gratuito da un lato, però poi dopo trovare come sono introvabili, dopo poco tempo diventano introvabili. Allora, io dicevo questo, che la situazione attuale, ecco, io vedo. Io sono rimango ottimista ma preoccupatamente ottimista. Perché? Perché quello che trovo e quello che mi preoccupa veramente è una specie di tana libera tutti, e qualcuno ha parlato di, non mi ricordo chi fosse Stefano, che si nasconde dietro l'anonimato. Ecco, io adesso sto vedendo con grande preoccupazione una distorsione terrificante nell'uso di quelli che potrebbero essere mezzi di contatto e di collegamento. Insomma, se voi leggete Facebook, io ci sono andato proprio per avere un'idea e non leggo le cose orrende, peggiori, ma ogni tanto capita qualcuno e li leggo, dico, ma come in Italia ancora nel 2019 si dicono queste cose? A parte, vabbè, i discorsi di modalità sessista, vabbè. Ma quello che trovo preoccupante e che renderebbe molto difficile, se qualcuno volesse fare l'istituzione di un tavolo alla Mandela e alla Tutu, cioè un tavolo che quello è un tavolo di ricarica, ma anche di riconciliazione. Ecco, la riconciliazione oggi è difficile perché c'è un clima terrificante di contrapposizione, ma non di contrapposizione, di odio, vero e proprio. E questo mi preoccupa particolarmente, perché in questo clima d'odio, l'odio è un sentimento fortissimo che accomuna e che diventa poi un mezzo di, come dire, catturare consenso al buon mercato. E questo mi preoccupa ancora di più. Primo. Secondo, dobbiamo capire che al di là, è necessaria una unità storica. È necessaria anche, non dobbiamo tentare di fare controinformazione su questi livelli, su questi temi, quindi una distinzione tra verità storica e verità processuale. Non sempre, anzi, molto spesso non coincidono. Una cosa è la verità processuale, che sono cose che si raggiungono attraverso una raccolta di elementi di prova o indizi, e una cosa è la verità storica, che invece è un'altra cosa. Secondo punto, che mi sembra importante, molto importante, è che quando noi dovremmo tentare di capire che cosa è successo in questo paese, perché se no corriamo il rischio di dividerlo. Di dividerlo, certo, con frasi e frasi completamente diverse, non ci sarà, spero che
non ci saranno più le stragi. Così come, parliamoci chiaro, adesso molti pensano che la lotta contro la mafia l'abbiamo vinta, perché? Perché la mafia non si sente, non lo ammazza più. Bene, qual è il segno che ha vinto la mafia? Non che ha vinto, che abbiamo vinto noi, perché vuol dire che i patti di potere all'interno di quel mondo e nei rapporti tra quel mondo e questo mondo sono ormai dei patti accettati da tutti, perché non c'è più bisogno di uccidere. Allora noi dobbiamo cercare di capire che cosa è successo e perché è successo, per evitare che ci troviamo in situazioni analoghe. Beh, questo è l'altro elemento. Il terzo elemento che mi sembra importante tenere conto da questo discorso è che non bisogna stancarsi di ripetere che ci sono dei punti oscuri, che sono oscuri dal punto di vista processuale, ma quello paradossalmente mi preoccupa di meno, ma sono oscuri dal punto di vista storico. Cioè, io vi faccio un esempio banale, leggendo le pagine, io ho letto milioni di pagine, ho fatto l'accusa per il maxi processo, che è il più grande processo della storia d'Italia, con quasi un milione di pagine, ma poi Brescia, così, eccetera, un pezzo di Bologna, tutte le cose. Ho visto e ho notato due caratteristiche per Brescia. Perché vado di Brescia? Perché Brescia e Milano sono legate dal fatto che sicuramente sono attribuibili allo stesso ambiente, sicuramente. E l'estrinsecazione della reazione fascista con grande corresponsabilità dei servizi segreti italiani e internazionali, specialmente americani. Ma quando leggo questo, poi dopo ci sono due cose di Brescia che mi hanno lasciato perplesso fin dall'inizio. Primo, il fatto che in comitanza con una cena famosa di neofascisti che stavano parlando, e arriva Maggi e parla di attentato, non può restare solo, eccetera, c'è stata una cena di ufficiali americani, perché in quella zona lì c'è il comando, come voi sapete, forse non sapete, ve lo ricordo, di una grossa struttura militare americana a Vicenza, quindi a Settaf. Questo fatto, che viene indicato nelle carte, non ha comportato nessuna indagine, nessuna. Cioè, contemporaneamente c'è una riunione di neofascisti che parlano della strage di Piazza Fontana, c'è una riunione di ufficiali americani, non nella stessa volta, ovviamente, ma degli ufficiali americani nessuno parla. Secondo elemento, questo è ancora più significativo, dunque all'inizio fu considerato responsabile la strage di Brescia Buzzi, Ermanno Buzzi, che era uno che rubava quadri più o meno famosi e poi smerciava sul mercato. Buzzi a un certo punto viene condannato in primo grado, viene messo in galera e poi viene trasferito al carcere di Novara. Il carcere di Novara era il supercarcere, non era ancora il supercarcere, perché questo era stato successivo dalla Chiesa, era il carcere destinato ai neofascisti, cioè al terrorismo, a quelli che erano compiuto delitti di stampo chiaramente fascista. Lui arriva, dopo aver tentato in tutti i modi di non andare a Novara, lui viene trasferito a Novara, non si sa chi lo trasferisce a Novara. Arriva a Novara, e che succede? Che la prima volta che mette il naso fuori per fare un'ora d'aria, gli zompano addosso, proprio al normale, gli zompano addosso due soggetti che sono Mario Tuti e Pierluigi Confutelli. Mario Tuti si stava scontando un ergastolo per la sua partecipazione ad una strage, e Confutelli aveva ammazzato il giudice Occorso, e stava l'ergastolo pure lui. E lo ammazzano. Lo ammazzano tra l'altro con un altro delle scarpe che si rompe, quindi uno dei due. Allora dico io, ma è possibile che i Buzzi, che stavano cominciando a collaborare, viene mandato in un carcere nel quale sicuramente c'erano quelli che più avevano da temere dalle sue cose, e nessuno si è posto questo problema? Ecco, allora direi, sono questi gli elementi importanti, perché a volte noi abbiamo un fatto e poi ci manca un tassello, ma il tassello è quello che portiere delle Ginestre, sappiamo che sono stati gli uomini della banda Giuliano, hanno sparato loro, ma chi li ha mandati? Non si sa, a distanza di dal 40, primo maggio 47, quindi rendiamoci conto. Allora, ecco, questi buchi neri, che sono buchi neri
in svolte importantissime, perché è vero, Daniela, quello che dicevi tu, e per rafforzare quello che dicevi tu, la spinta del movimento sindacale alla fine del 69 ha portato allo statuto dei lavoratori. E maggio del 70 passa allo statuto dei lavoratori perché c'è dietro tutta la spinta del 69, dell'autunno caldo. Però, ciao, però il discorso di fondo è che non è sufficiente, perché poi ci sono stati dei passi indietro velocissimi, e ci sono dei passi indietro più veloci e più rapidi che non sono puntali, ma sono quelli che stiamo vedendo adesso. E quello non è vero che sono soltanto le multinazionali, sì, le multinazionali vengono, prendono un po' di soldi, prendono un po' di elenco di nomi, di clienti, di fornitori e poi se ne vanno. Ok, va bene, ma non sono solo loro. Il Jobs Act è stata una catastrofe, anche se quelli, appunto, quelli di Firenze dicono che non è vero, ma è vero. Allora, questo è questo passaggio che noi dobbiamo, quello che continuava a chiamare Jobs Act, che invece io odio questi inglesismi fessi che non contano, che non hanno nessun significato. Il Jobs Act è semplicemente una legge che regolamenta i rapporti di lavoro dipendente, punto, basta, questo è. Ma la cosa che più mi lascia preoccupato è appunto che non c'è più il tentativo di capire le cose, invece si preferisce molto di più prendere posizione a prescindere. E quindi noi abbiamo sostanzialmente un fenomeno che è caratteristico del tifo da stadio, ma non sicuramente della convivenza civile di una società. E questo mi preoccupa molto. Mi preoccupa molto perché significa che allora gli esperimenti che verranno, che sono stati fatti anche qui dove stiamo adesso, e dove mi ricordavo a lui che c'è stato, io ho lavorato come presidente della regione come singolo, un kebab aperto da un magrebino e poi aperti altri due o tre, e questo quartiere nel quale si tenta faticosamente un'integrazione, ma che poi salta per aria se il clima è comunque hanno torto, comunque vengono a rubarci il lavoro, ma come vengono a rubarci il lavoro? Fanno i lavori che noi non facciamo, vabbè, però vengono. Ecco, questo mi preoccupa molto, e questo secondo me è il dato su cui noi dobbiamo lavorare, nel senso che riscoprire la storia, ma anche riscoprire la democrazia, perché la democrazia significa confronto, non significa scontro. Basta. Niente, io vi ringrazio, sono come spazio comune là, siamo molto contenti di aver ospitato questa iniziativa, perché allora le commemorazioni sono sempre dei momenti un po' particolari, no? Perché c'è chi le vive come una commemorazione, c'è invece chi le vive come suggeriva lei e come anch'io condivido, perché ti rendi conto che più passa il tempo, più andiamo avanti, più ci, a livello temporale ci distanziamo da questi anni. E quindi questo è un problema quando non c'è, non si dà valore alla memoria rispetto a una conoscenza, perché poi quando noi invece riguardiamo il nostro passato, il passato ci suggerisce quello che noi siamo oggi, quello che arriva oggi a noi è comunque frutto di questo passato. E infatti è emblematico, no? Perché io penso, sono di Rimini, sono nata a Rimini, ho fatto le scuole come tutti voi, e nella mia scuola quando ero piccola, elementari, era normale parlare di partigiani, era normale imparare una canzone come Bella Ciao, era normale, i nostri ironi, cioè comunque era un patrimonio nostro indipendentemente da posizioni politiche, ideologiche, eccetera. Oggi questo, se pensiamo ad oggi, nel 2020, è una cosa impensabile, no? Se non per volontà magari di qualche insegnante che su questo dedica degli approfondimenti storici. Quindi, da una parte, no, quando ci sono queste situazioni, poi ti rendi conto che la media degli anni delle persone che sono più interessate e coinvolte da questi avvenimenti sono persone che hanno più o meno, posso dire la vostra senza la vostra età, non è che sono giovane affatto, anch'io sono una diversamente giovane, e in effetti sta cosa qui è un bagaglio molto importante, perché non c'è uno scollamento tra quello che era ieri e quello che era oggi, no?
E quindi, ed è anche importante perché poi rispetto anche a quello che si diceva prima, noi abbiamo una realtà all'interno di questo spazio che si chiama Spazio Comune Val, che per esempio ha un'attività sul quartiere, vuole avere un'attività sul quartiere appunto di inclusione con differenti realtà e che ha sicuramente le criticità dal fatto che negli anni anche le composizioni dei nostri territori, dei nostri quartieri si sono molto modificate e cambiate e comunque rimangono sempre diciamo quelle situazioni diciamo legate più diciamo alla popolazione autoctona che rivendica un mio, no? Nel senso il quartiere è mio, la scuola è mia, la chiesa è la mia, la piazzetta è la mia, no? Quando ovviamente c'è un mio, se, infatti questo spazio si chiama spazio comune perché, no? Nel senso quello che si porta è una realtà che dovrebbe essere comune a tutti. E infatti noi con questa attività abbiamo un'attività, cerchiamo di soprattutto con i bambini attrarli attraverso un'attività sportiva e racconto questo aneddoto che ci è successo in questi giorni proprio per chiudere e anche per collegare un po' gli avvenimenti. Ci siamo trovati in una partita di calcio femminile in cui una bambina nostra che abita in questo quartiere di origine africana, lei è nata in Italia, quindi per noi è italiana, cioè per quanto possa essere significativo dire se italiana o africana, però diciamo che al di là che lo Stato non lo possa riconoscere, ma è italiana. E che durante una partita, questa bambina dopo la fine della partita, una partita anche abbastanza sentita dall'altra parte, insomma dall'altra squadra, perché diciamo noi siamo nati da poco e il calcio femminile invece è tipo una città come Iesi, c'è da molto tempo, quindi si sentono anche no, forti in questo. E la partita insomma si è volta ad un pareggio, diciamo, e le altre, diciamo, le nostre avversarie a fine partita nello spogliatoio gli hanno detto Elisabeth, così si chiama, lettera di merda e quindi questa cosa qui ci ha fatto molto male a questa ragazzina perché si sta parlando di ragazzine che hanno 12 anni quindi e che sicuramente non mi sento sì anche la stessa età quindi non, da una parte mi voglio togliere dalla posizione di chi fa la caccia a una bambina di 12 anni perché ovviamente penso che se è così, perché c'è tutto un clima che prima è culturale, sociale e si calma la dimensione della famiglia, della scuola, della società sportiva in cui gioca, eccetera. Ma quello che forse più mi ha colpito di questa situazione che abbiamo vissuto non è tanto questo, ma è l'atteggiamento non solo della società sportiva, ma anche degli organi federali, perché noi siamo iscritti alla FIGC, la federazione, che quando lo abbiamo reso pubblico perché un po' fa parte anche un po' della nostra modalità, cioè è vero che oggi comunque le piazze non sono strapiene di gente, è vero che da una parte noi siamo un po' ritardati, un po' le poche cose che facciamo sono sempre molto autoreferenziali, però almeno dico lasciateci almeno il fatto di poter dire, denunciare, narrare queste cose perché almeno questo è importante farlo, no? Perché non ricapiti più, perché ci sia più consapevolezza, eccetera. E invece appunto da parte dei dirigenti della federazione si sono indignati non tanto per questo ma per il fatto che noi questa cosa l'avessimo detta e quindi questo mi ha fatto molto pensare perché tra l'altro noi non abbiamo fatto né il nome di questa ragazzina, non abbiamo puntato il dito, abbiamo cercato di vedere la cosa più complessivamente ma nello stesso tempo ovviamente era doveroso dover in qualche modo no, dire che questa cosa invece è stato lo struzzo esatto sotto la sabbia perché queste cose è meglio non dire perché... quindi questa cosa qui è sicuramente problematica e quindi credo che sia sempre importante nella retorica di quando si dicono queste cose cioè nei nostri ambiti dover essere effettivamente sempre portatori di una verità perché è vero che ci sono delle cose che per me sono oggettive cioè anche la storia al di là di chi la può raccontare che forse la raccontano solo i forti, i vinti come si dice i vincitori, scusate però comunque ci sono delle, anche al di là di quello che si vuole tenere oscurato c'è sempre una verità che noi abbiamo comunque il dovere di raccontare e quindi vi ringrazio perché è anche un po' il senso di questa serata no? È raccontare la verità quindi vi ringrazio grazie scusatemi per chiudere stamattina sono andato al banco del pesce, alla coppia, perché compro il pesce, perché mi piace il pesce. Ho visto un attimo di esitazione, ho visto le sardine, dico oddio, come non la pure io, no, dico no, sardini. Poi dopo sono riuscito a separare le cose, le sardine si possono mangiare e si deve andare nelle piazze dove ci stanno.
c'è un buffet lì a disposizione di tutti, un piccolo buffet per chi vuole finire la serata con un bicchiere di vino.